091 96 11 08. Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Oggi parleremo di prevenzione dentale in compagnia del dottore Andrea Romano. Dottore Romano, quanto è importante la salute della bocca? La salute della bocca rientra nel concetto di salute generale del paziente, pertanto va prestata attenzione sia alla sua componente dentale sia alla sua componente mucosa. Quindi prevenzione a casa, igiene domiciliare quotidiana, nonché la visita periodica all'odontoiatra proprio per evidenziare eventuali problematiche latenti. Non tutto ciò che è un problema odontoiatrico può essere necessariamente evidente, cioè avere una sintomatologia. Può anche presentarsi in maniera assolutamente silente e quindi arrivare dal dentista e intercettarlo è veramente un momento di grande fortuna, ecco. In realtà uno va dal dentista quando sta completamente male. Di solito nella cultura, diciamo, generale è solo il dolore che spinge ad andare al dentista. Ma per evitare il dolore qual è, diciamo, la prassi normale? Per evitare il dolore la prassi è, io dico almeno una volta l'anno, presentarsi all'odontoiatra per effettuare una visita di controllo. Lì eventuali carie intercettate nello stadio iniziale vanno trattate, perché è chiaro che se si fa la visita e poi non si interviene su ciò che si è riscontrato, il problema nel tempo non si risolve mai, ma anzi tende a peggiorare. Quindi quella che viene definita una carie semplice diventa una terapia canalare, cioè un dente da devitalizzare. Quello che è una problematica gengivale marginale può diventare una parodontite, cioè una malattia conclamata che porta anche alla perdita dei denti. Le carie non sempre vengono, diciamo, determinate da, diciamo, dai denti trascurati, un'igiene trascurata, ma ci può essere anche una causa genetica? Questa è una considerazione giustissima. Diciamo che nel concetto generale di malattia, quindi di carie, che è una malattia batterica, intervengono tre fattori: la dieta, la capacità del paziente di igiene, quindi di tenere pulita la propria bocca e quindi di allontanare i batteri, nonché la predisposizione dell'ospite. Per predisposizione dell'ospite intendiamo la predisposizione del dente. Nella sua fase di formazione e di maturazione, non sempre l'organo dello smalto produce a tutti i livelli del dente la stessa resistenza. Quindi ci sono delle zone dove con più facilità si può instaurare una carie piuttosto che in un altro. Allora, un paziente, sapendo che è un fatto, diciamo, c'è una correlazione genetica a questo tipo di problematica, può prevenire nonostante c'è, diciamo, questo problema? Allora, la prevenzione oggi con l'utilizzo dei dispositivi fluorati, dentifricio, quindi anche il fluoro, i conduttori, comunque l'igiene è alla base, perché essendo la problematica dentale, quindi la carie, le parodontiti, le gengiviti, tutte problematiche batteriche, il concetto di base è eliminiamo la placca, quindi riduciamone la concentrazione della bocca e molto con buona probabilità diminuiremo anche le problematiche legate a questo. Non secondo la dieta. Una dieta piena di zuccheri sicuramente favorisce l'insorgenza di problematiche cariose, senza dimenticare che una dieta piena di zuccheri con più, diciamo, facilità seleziona delle specie batteriche che a loro volta, diciamo, possono dare carie. Quindi non è solo la dieta, ma la dieta ha un'azione selettiva anche sui batteri che cominciano a produrre sempre più acidi, quindi a demineralizzare il dente. Spesso mi è capitato di vedere, diciamo, modo di intervenire in maniera diversa. C'è chi monta queste dighe e separa dente per dente, c'è chi non lo fa. Quali possono essere i rischi di non farlo? La diga di gomma, che per molti pazienti è una novità, in realtà è un dispositivo vecchissimo, va sempre utilizzata sia nelle prestazioni di conservativa, cioè di cura standard del dente per lesione cariosa, sia nel trattamento endodontico, cioè là quando il dente va devitalizzato, sia per motivi di toilette della zona di intervento, quindi abbiamo una zona di intervento sicuramente più pulita, più asettica, sia per motivi medico-legali in termini di sicurezza.
può capitare accidentalmente l'ingestione o l'inalazione di un presidio che viene utilizzato durante i dispositivi, durante le manovre di devitalizzazione, e questo sicuramente è un problema non indifferente, di grande gravità. Dottore Romano, tocchiamo un altro aspetto che sempre più, diciamo, sta crescendo, non so se è una moda, un'esigenza o proprio i tempi che cambiano e portano a queste, diciamo, nuove metodiche. Parliamo di estetica, estetica dentale, perché sempre di più tutti vogliono questi sorrisi bianchi, belli, e ci sono diverse, diciamo, pratiche. Possibilità, sì. Anche svariati prezzi, perché capisco che poi diventano anche onerosi. Certo. Quali sono gli approcci estetici dentro la bocca? Sono giustissima la premessa. Oggi viviamo nell'era dell'apparire, ed è giusto anche che uno si debba non accontentare di un sorriso che non lo soddisfa più. Quindi l'estetica dentale, la cosmetica dentale nasce per rispondere a questa esigenza. Quindi, se soprattutto la cosmetica dentale in realtà non è un'odontoiatria che cura, è un'odontoiatria che gratifica il paziente e anche l'operatore che se ne occupa di alterare magari il colore del dente con i dispositivi di sbiancamento dentale. C'è anche la odontoiatria, diciamo, cosmetica molto più avanzata, che all'utilizzo, diciamo, delle faccette permette di correggere. Le faccette sono dei dispositivi protesici che vengono utilizzati per alterare, o meglio per modificare, forma e o colore del dente. Quindi è invasivo. Il dente non subisce un'aggressione invasiva, questa è la bellezza, diciamo, di questo dispositivo. Si fanno delle preparazioni dentali molto conservative, parliamo di pochissimi millimetri, addirittura anche meno, e comporta poi la cementazione, quindi sono dispositivi che vengono letteralmente attaccati, appiccicati, cementati al dente con altri materiali, che danno veramente una grande soddisfazione. Quindi, diciamo, una persona adulta, ecco, in fase adulta, che ormai ha la sua arcata dentale formata, che magari nell'infanzia non, per motivi X non è riuscita a correggere con altre tecniche, può anche in età adulta, diciamo, creare una correzione. Sicuramente sì. Può, è una cosa interessante. Può avere una correzione di forma, una correzione di colore, quindi questo sicuramente migliora il sorriso e l'aspetto, anche alcune volte anche la gratificazione personale, ecco. Questo non toglie nulla, alcune volte la necessità assoluta del trattamento ortodontico, che non tutto si può correggere. Certo, ecco. Lei ha parlato poco fa di sbiancamento, quindi facciamo un passo indietro. Sì. Quando io, per esempio, vengo da lei a fare questo tipo di trattamento, ecco, cos'è che mi determina poi nel post trattamento delle macchie che devo stare attenta? Diciamo che è chiaro che lo sbiancamento dentale, in un certo senso, è temporaneo. Non è un risultato così stabile nel tempo. Si possono utilizzare diversi dispositivi, o chimici o anche di tipo fisico come il laser. Dà un effettivo cambiamento della colorazione del dente che non ha valore, diciamo, permanente. Quindi il paziente sarà periodicamente richiamato a sottoporsi al procedimento proprio per mantenere il risultato raggiunto. È sempre legato alle macchie. Le faccette invece sono aggredite dal caffè con il dente? No, sono dei dispositivi che possono essere costruiti con diversi materiali. Questi materiali hanno tutte la caratteristica di non subire alterazioni cromatiche nel tempo. Quindi possiamo tranquillamente ottenere un risultato che, se è soddisfacente al momento della consegna, lo sarà anche in futuro. Parlo di colore, ma è chiaro che il paziente si deve occupare, quindi anche l'odontoiatra che lo ha seguito, di mantenere la salute delle gengive. Non bisogna mai trascurare la salute gengivale. Noi pensiamo, mi scusi, al bianco, ma dobbiamo pensare sempre anche al rosa, al colore delle gengive, che danno un'estetica altrettanto Bravissima. Importante. Infatti qua volevo arrivare alle gengive. Le gengive si infiammano spesso, quindi capire anche le cause perché si infiammano, e non solo, legate anche al lato estetico. Nell'età che avanza spesso, mi ricordo una battuta di un medico estetico brasiliano che ha detto: l'unica cosa che va su con l'età sono le gengive. Cioè, una battuta simpatica, però in realtà poi diventa un problema. Quindi ci sono anche trattamenti per coprire questa scopertura. Sì, il procedimento è naturale, può essere molto più gravi in alcuni pazienti piuttosto che in altri, per tanti motivi: occlusali, traumatismo da spazzolamento, anche malattia parodontale.
esistono dei presidi chirurgici e non di intervento per cercare di combattere questo processo. Quindi magari un dolore forte in un dente non sempre determinato dalla carie, ma anche una scopertura del dente. Il paziente che ha una scopertura radicolare, quindi quella che noi tecnicamente chiamiamo una recessione, può avere molta sensibilità, lamentare una forte sensibilità al dente sia al caldo che al freddo. E spesso, siccome il processo di recessione gengivale magari è lento nel tempo, il paziente lo percepisce soltanto quando è molto evidente, mentre la sintomatologia la percepisce subito, e questo può essere il primo motivo che lo porta alla nostra osservazione. Quindi ecco, ancora una volta fondamentale la prevenzione, fondamentale la visita periodica. Siamo in chiusura del nostro servizio, tocchiamo una tematica secondo me abbastanza delicata, che è la bocca. All'inizio l'abbiamo anticipato, proprio la salute della bocca, quindi non soltanto i denti ma anche le mucose, che lei ha anticipato prima. Spesso in realtà se ne parla poco di carcinoma nelle mucose. È stato istituito a livello mondiale l'Oral Cancer Day, quindi parliamo di una giornata mondiale dedicata alla prevenzione del carcinoma orale. Se ne parla in tutto il mondo e se ne parla sempre di più, perché ad oggi le statistiche dimostrano che è uno dei tumori più aggressivi, e lo è sia perché viene molto spesso diagnosticato in fase molto avanzata, sia perché noi immaginiamo, ecco, la bocca legata solo a gengive e denti. In realtà nell'esame della bocca vanno valutate attentamente le mucose: guancia, labbra, lingua, il pavimento della bocca, il palato, con grande attenzione a quelle lesioni apparentemente innocue, ma se è il caso vanno viste, monitorate, riviste, ecco. E quindi la figura dell'odontoiatra è abbastanza importante, perché fa questa analisi. Determinante, perché molto spesso l'odontoiatra ha la possibilità di vedere il paziente che magari viene da noi per altri motivi e intercettare un qualcosa che, se trascurato, quando viene visto poi dal chirurgo, evidentemente è già una sedazione avanzata. Mi spiace un po' fare spaventare i nostri telespettatori, però purtroppo credo, mi corregga se sbaglio, una forma di carcinomi più grave. Sì, è una forma di carcinoma più grave che, se intercettato precocemente, dà possibilità di risoluzione. Se non lo è, purtroppo, Ci sono molte soluzioni. Anche per l'impatto estetico, molto spesso vengono demoliti importanti, sì, molto invasivo. Non dimentichiamo che purtroppo fra le lesioni predisponenti, quindi quelle che noi definiamo fattori di rischio, c'è il fumo e l'alcol, che se associati non si sommano ma amplificano il potere proprio carcinogenico. Bene, dottor Romano, siamo in chiusura del nostro servizio, invitiamo i nostri telespettatori, insomma, a prevenire il più possibile non soltanto l'aspetto della bocca e la salute della bocca, ma un po' a 360 gradi la salute, ad andare dagli odontoiatri di fiducia, dai suoi colleghi. Ci auguriamo il meglio, e io invito veramente tutti a presentarsi all'odontoiatra senza paure, senza remore, senza quelle che sono le ansie del dentista, dell'odontoiatra. Affrontare la visita con serenità, si può avere soltanto, ecco, delle informazioni utili. Grazie al dottore Romano, grazie gentilissimo, abbastanza chiaro. Grazie e buon proseguimento dei nostri programmi.